una chimera, scende già la sera. Questo è il Kursaal della nostra cittadina. E questa che si sta svolgendo è l'ultima festa della stagione, l'elezione di Miss Sirena 1953. C'è molta bella gente, no? Forestieri, straniere. E c'è anche un'attrice cinematografica venuta da Roma e che fa parte della giuria. Ci sono tutti. E naturalmente ci siamo anche noi, i vitelloni. Questo è Alberto. Questo è Leopoldo, l'intellettuale. Ed ecco Moraldo, che è il più giovane della nostra compagnia. Ehi, guarda che bello, lampeggia laggiù. E il tenore che sta cantando è Riccardino. Come tutti gli anni, questa è un po' la sua serata. Ed ecco Fausto, il nostro capo e la nostra guida spirituale. Mi credi adesso? Ma dimmi, hai preso proprio per scema? Su, dammi la scarpa, va? Te la do, ma tu dammi un bacio. Lasciami. Su, dammi un bacio. Ti ho detto, lasciami. E non fare tanto. E lasciami, stupido caffone che non sei altro. Hai capito adesso? Di un po', stupidella, però mi avevi promesso. Che cosa avevo promesso? Sì, mi hai detto che prima di partire. Oh, sì, povero cocco, se ne fanno tante promesse. Pensa quante ne hai fatte tu a Sandra. E dai con Sandra, ma chi la conosce? Cosa? Chi la conosce? È stata eletta con 4 voti su 5 al titolo di Miss Sirena 1953 la signorina Sandra Rubini. Oh, la mia bambina, caro! Hai visto, tesoro mio, hai vinto e non volevi concorrere. Ma che ha vinto la sorellina? Sì. Bravo, fanciulla! Ah, vai, cara, vai, tesoro mio, vai! Miss Sirena 1953! È emozionata! Signori e signori, attenzione, prego! In questo preciso istante la nota attrice cinematografica Lilia Landi, venuta espressamente da Roma, cinge con la fascia di Miss Sirena 1953 la nostra bellissima concittadina! Addio, per finita questo! Ed ora di qualcosa qui al microfono ai tuoi ammiratori! Io? Brava, bravissima, detto io! Grazie, mi porti il mantello! Claudia! Ehi, guardate là, un fulmine! Claudia! Io non volevo... Calma, fulmine. Calma, signori, una breve nuvola! State ai vostri posti, la festa continua, una breve nuvola! Tutto qui, signor Alberto? Che conto, scappano tutti! E intanto paghi lei! Presentami alla Landi. Ma adesso, ma non so. Allora, eccola lì, ti prego, presentami. Grazie, sì, prego, prego. Esimi attrice, le presento un cittadino che adesso fa molto onore alla nostra città. Il commediografo Leopoldo Vandoso. Onoratissimo, signora. Io ho sempre seguito la sua carriera. Ha scritto anche un dramma, eh? Sì, sì, si intitola Sesso. È il poeta della nostra filodrammatica. È bellissimo fuori, ragazzi. Sembra la fine del mondo, è bellissimo. Mamma, stai buona, non è niente. Mamma, stai buona. Non c'è un dottore, per sì, favore, fate l'arco. Macinelli, mamma, stai buona, non è niente. Eccomi qua, cosa è successo?